I'm down in London town to go, go. Oh, with the record selection and the mirror's reflection, I'm a dancing all with myself. Oh, when there's no one else inside, I'm in the crowd and lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing all with myself. Nothing to do, but I'm dancing all with myself. If I looked all over the world, and there's every type of girl, but she reckons the eyes seem to pass me by, leave me dancing all with myself. Organizzato, sostenuto soprattutto dalla Regione Puglia, dal GAL Dauno Fantino e dal comune di Manfredonia. Manfredonia per una notte, quella a cavallo tra il 28 e il 29 agosto prossimi, diventerà la capitale del divertimento e dell'enogastronomia, con una serie di iniziative enogastronomiche e di musica davvero molto molto belle. Un evento. Dovunque si va in Puglia, questo tipo di manifestazione ormai ha preso piede in maniera seria e forte, e quindi le attenzioni, oltretutto siamo su questo percorso una delle regioni più privilegiate, perché non per essere pugliesi, ma la nostra gastronomia e quindi anche il nostro percorso di vini è un percorso importantissimo, seguito da tutti. Stato Quotidiano, siamo con l'assessore delle attività produttive del Comune di Manfredonia, Antonio Angelidis, per presentare questo evento, La Notte Azzurra, seconda edizione, percorso enogastronomico, suoni, balli, canti. Dunque, assessore, cosa ci attende? Come valorizzare i prodotti del territorio? Stiamo alla seconda edizione dopo, ritengo, il successo della passata edizione, in cui questa manifestazione è stata molto apprezzata soprattutto dai turisti, dai visitatori, perché si unisce al percorso, diciamo, enogastronomico, quindi al piacere di gustare le delizie, le eccellenze di questo territorio, diciamo di quello dell'ambito più strettamente anche del GAL, che è l'agenzia proprio poi preposta nel settore, ma si cerca di promuovere anche la storia, l'architettura, le bellezze del centro storico soprattutto, perché noi ci appoggiamo al centro storico. Stato Quotidiano, siamo qui a Manfredonia con Mario Trombetta, che è il direttore generale del GAL Dauno Fantino, per presentare questa seconda edizione della Notte Azzurra, percorso enogastronomico, balli, suoni, canti. Cosa ci aspetta allora, signor Trombetta? Allora, noi come GAL siamo ormai alla seconda edizione che interveniamo in questo appuntamento. Quello che riguarda il GAL sono il percorso enogastronomico. Noi come società che cura un po' quelle che sono le attività che si svolgono all'interno dell'area GAL, nei comuni quindi di Manfredonia, Margherita di Savoia, Zapponeta, Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia, proponiamo in questo appuntamento quelle che sono le emergenze culinarie dell'area GAL. Popolo. Anche quest'anno, diciamo, l'intenzione della società di cui io appunto faccio parte è quella di portare, di promuovere soprattutto il territorio di Manfredonia, non solo ai concittadini ma soprattutto per quelli che sono, diciamo, i turisti. Stato Quotidiano col presidente del GAL Dauno Fantino, Michele Derrico. Dunque, presentiamo questo evento, seconda edizione della Notte Azzurra, percorso enogastronomico, suoni, balli, canti. Cosa ci aspetta, presidente? Beh, sicuramente, dicevo anche prima, ci aspettiamo un flusso maggiore rispetto all'anno scorso, e sicuramente ci sarà, perché l'anno scorso è stato un successo anche grazie all'organizzazione, grazie anche all'ottima collaborazione della Regione e del Comune di Manfredonia. Quindi abbiamo aumentato anche, ho visto che è stata aumentata anche qualche postazione, quindi sono sicuro che ci sarà, come dire, un successo forse anche maggiore rispetto a quello dell'anno scorso. Vogliamo solo per concludere parlare di quello invece a livello di pietanze. Cosa aspetta i visitatori che vorranno? Beh, saranno prodotti chiaramente tipici, anche perché il GAL quando organizza e promuove queste iniziative è obbligato a mettere, come dire,
sulla tavola, ecco il caso di dire, prodotti tipici, quindi ci saranno formaggi tipici, delle pizze tipici, un riso, adesso chiaramente sarà pesce, anche l'organo del pesce, no pesce no, perché il pesce purtroppo rientra nel GAC, noi non possiamo, non possiamo entrare nella pesca, però sono tutti prodotti di Manfredonia. Abbiamo anche invitato gli altri comuni del GAL, quindi Zapponeta, Trinitapoli, Margherita e San Ferdinando, che anche loro quest'anno porteranno i loro prodotti, perché il GAL da Onofantino abbraccia anche questi comuni. D'accordo, ringraziando il Presidente del GAL da Onofantino, Michele D'Enrico, buonasera, sono di grazie, Stato. Grazie. Grazie.